Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar. Vi chiedo cortesemente di pazientare ancora un paio di minuti per consentire a tutti gli iscritti di raggiungerci, di collegarsi e di iniziare tutto insieme. Sarò da voi in un paio di minuti. Grazie per l'attesa, tra poco. Eccomi di nuovo da voi, buon pomeriggio e benvenuti nuovamente. Mi chiamo Jacopo Giardini, sono di Unitronics Italia e nel webinar di oggi vi mostrerò quali sono le caratteristiche e le potenzialità dei nostri PLC Unistream C-Series, ovvero con il cloud integrato. Prima di partire vi chiederei però cortesemente se potete confermarmi all'interno del box delle domande se riuscite a sentirmi in modo tale da partire poi col piede giusto, come si dice. Se qualcuno gentilmente mi può confermare, perfetto, grazie mille Andrea. Niente, a questo punto parto. E ricordandovi anche di utilizzare il box domande, se durante il webinar qualsiasi dubbio o domande, potete scriverlo qua dentro e al termine del webinar vi risponderò con piacere. Siccome al nostro webinar sono iscritti anche clienti non ancora Unitronics, ne approfitto per dare qualche accenno alle caratteristiche principali appunto dei nostri PLC Unistream. Quindi partiamo definendo che cos'è Unistream. È una famiglia di PLC potenti che sono stati pluripremiati da riviste di settore, sono tutti espandibili fino a oltre 2000 ingressi e uscite, con moduli locali o con I/O remotati, e sono disponibili nelle seguenti versioni. Partiamo dall'integrato, è un oggetto che presenta l'HMI più il PLC, disponibile nelle taglie 5, 7 o 10 pollici. Come potete vedere nell'immagine, accendo il puntatore laser, nella parte posteriore abbiamo la possibilità di avere degli ingressi a bordo, delle porte di comunicazione aggiuntive. E a livello di integrato abbiamo comunque disponibili diversi modelli con caratteristiche hardware diverse. Potremmo avere ad esempio un modello con degli ingressi veloci, un modello con ingressi in temperatura già a bordo, un modello con uscite analogiche, tenendo comunque presente che tutti i PLC possono essere espansi. L'altro modello è la famiglia dei modulari. In questo caso le taglie vanno da un 7 pollici a un 10 fino a un 15,6. In questo caso l'architettura hardware è leggermente diversa. Rispetto all'integrato che si presenta un oggetto unico HMI più PLC più CPU, diciamo, il modulare è composto da due oggetti, la parte pannello, questa qua, più la parte CPU. Ricordo a tutti che gli Unistream PLC dispongono di due processori, uno che si occupa della parte grafica e uno che si occupa della parte logica PLC. Tornando al modulare, abbiamo quindi la parte display frontale alla quale va collegata la CPU e poi, agganciata alla CPU, si possono inserire dei moduli per creare la propria configurazione desiderata. In questo caso è proprio chi di
definisce l'hardware, che potrebbe addirittura scegliere di avere o tutti ingressi analogici o tutti ingressi in temperatura, oppure configurazioni miste in proprio alle specifiche esigenze. L'ultimo sulla destra è un PLC un po' particolare, quello che noi definiamo PLC con HMI virtuale. Questo oggetto, pur non avendo l'HMI, di fatto viene programmato attraverso l'Unilogic, che è l'ambiente di sviluppo per programmare tutta la famiglia di PLC Unistream. Ricordo anche che è gratuito e sono gratuiti tutti gli aggiornamenti che periodicamente rilasciamo. Vi dicevo, questo oggetto si programma come se lui effettivamente le avesse le pagine grafiche. Per cui quando facciamo il download dell'applicazione, scarichiamo al suo interno delle pagine grafiche che poi possono essere visualizzate tramite dei dispositivi esterni, che possono essere uno smartphone, un tablet o un PC, tramite un VNC Viewer o un VNC Client, semplicemente andando a puntare all'indirizzo IP di questo PLC, consentono di visualizzare le pagine grafiche. Ora vi mostro un pochettino a livello hardware la differenza. Vedete il PLC nella parte centrale, sulla destra possono essere installati i moduli di ingressi e uscite in base alle proprie esigenze. Naturalmente si potrebbe anche scendere di un livello, quindi di un piano rispetto al pannello di fondo del quadro elettrico, e tramite delle prolunghe, quelle che noi chiamiamo espansori. Sulla sinistra invece abbiamo dei moduli di comunicazione che possono essere una porta RS485 oppure una porta Canvas, eccetera, eccetera. Naturalmente Unitronics ha creato anche i propri display che non necessitano di essere programmati. Quindi abbiamo delle taglie dal 5, 7, 10 e 15,6 pollici. L'uniche impostazioni che devono essere fatte negli Unistream display, semplicemente impostare l'indirizzo IP del display stesso e l'indirizzo IP del PLC per il quale dovrà visualizzare le pagine grafiche. Questo, il fatto di avere più taglie di display, è grazie alla possibilità di poter impostare la risoluzione con cui si sviluppano le pagine grafiche all'interno dell'ambiente di sviluppo Unilogic. Quindi ecco, questa è la panoramica a livello hardware. Vediamo un po' che cosa hanno tutti in comune gli Unistream. Tantissimi protocolli di comunicazione che lo rendono estremamente orientato all'industria 4.0. Abbiamo l'OPC UA server su tutti gli Unistream, l'MQTT client. Il PLC è in grado di pubblicare o iscriversi a dei topic. Il PLC possiede anche le REST API, cioè è in grado di comunicare con un server REST API con i comandi POST o GET, quindi proprio uno scambio bidirezionale da e verso un server REST API. Possiede l'Ethernet IP, anche in questo caso può lavorare da adapter o da scanner, un po' il master e lo slave che subito dopo nel Modbus vi descrivo. Modbus che può essere seriale o TCP, nel caso di TCP può essere contemporaneamente master e slave. Poi abbiamo la famiglia del CAN, CAN Open, CAN Layer 2 e Unican, protocollo SNMP, SQL Client, significa che il PLC è in grado di scambiare dati direttamente con un server SQL, quindi senza nessun PC con un software runtime di mezzo. FTP, qui parliamo di File Transfer Protocol, l'Unistream può essere server o client o tutte e due contemporaneamente. Quando l'Unistream lavora come server, mette in condivisione il contenuto della propria micro SD, all'interno della quale possono essere presenti dei log piuttosto che dei report salvati a termine lavorazione, e quindi un FTP esterno, un FTP client, può accedere al contenuto della memoria per prelevare dei report oppure per salvare delle ricette o dei programmi di lavorazione che poi l'operatore può selezionare dall'HMI e avviare in produzione. Ma Unistream può anche lavorare come client, per cui è lui stesso che, diciamo, può prendere l'iniziativa, puntare all'indirizzo IP di un server FTP, andare a salvare dei file che possono essere file CSV oppure anche degli screenshot che possono essere effettuati direttamente dall'HMI, può anche scattare delle foto tramite una camera USB. Questa è una, diciamo, delle ultime novità che sono state inserite nelle ultime settimane. E quindi può salvare e trasferire in maniera autonoma. Passiamo poi all'OCPP, che è il protocollo di comunicazione per le colonnine, diciamo le stazioni di ricarica delle auto elettriche.
Tra l'altro, Unitronics ha sviluppato un'applicazione pronta all'uso che è già in grado di gestire un discreto numero di colonnine autoricariche, quindi un software pronto all'uso. Passiamo poi al VNC Server e Client. Vi ho parlato prima dei PLC ciechi, per i quali le schermate possono essere visualizzate tramite un display o un VNC Viewer o un VNC Server. Tutto questo è valido anche per i PLC con l'ECMA integrato, quindi la possibilità di replicare l'ECMA su un PC, un tablet o uno smartphone. Unistream però è anche VNC client, quindi significa che un Unistream è in grado di connettersi a un altro Unistream, prendere in carico le schermate di un altro PLC connesso naturalmente alla stessa rete, e questo consente ad esempio a un operatore, senza doversi muovere di postazione, di connettersi a un altro PLC, verificare un set point, verificare qualche soglia e poi premere un pulsante per disconnettersi dal PLC remoto e tornare a lavorare in locale. Quindi questo è sicuramente un tool che aiuta, è molto utile. Abbiamo anche dei protocolli più orientati per la building automation, l'Unistream può essere BACnet Server e poi tramite Gateway possiamo anche parlare con il Connex. Abbiamo anche la possibilità di avere il web server. Tenendo conto che le pagine web server si possono creare con la stessa semplicità con cui si crea una pagina ECMA, e inoltre, se noi abbiamo delle pagine ECMA già fatte, con un clic le possiamo convertire ed esportare in pagine web server. Ora vi spiego giusto un attimo questo asterisco sull'SQL Client Web Server e il protocollo HTTP. È valido solo, è disponibile solo per le versioni di Unistream Pro. Si differenziano per il fatto di avere un motore, quindi un processore leggermente più performante, quindi poter svolgere anche questi e gestire questi tipi di comunicazione. Quindi io adesso vi ho parlato di che cos'è Unistream, quali sono le sue caratteristiche a livello hardware e a livello di protocolli di comunicazione. Di nuovo, tantissimi a disposizione. Ora però vi devo raccontare, vi devo spiegare un po' che cos'è il cloud. Il cloud è la piattaforma Industrial IoT che Unitronics ha sviluppato per gli OEM e i costruttori di macchine. È sicura, completa e no code. È sicura perché i dati inviati o ricevuti dalle apparecchiature oppure gli accessi remoti sono protetti dall'infrastruttura Unitronics, quindi dell'infrastruttura UniCloud. È una piattaforma completa che offre una serie di strumenti per i costruttori di macchine per consentirgli di creare delle dashboard personalizzate per i propri clienti e quindi sfruttare i dati che vengono ricevuti dalle apparecchiature. No code, non è richiesta alcuna competenza né del mondo UniCloud né del mondo cloud né di HTML5. Tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ingegneri Unitronics sono stati sviluppati e pensati per poter creare, e qui passiamo al punto successivo, quindi creare facilmente delle dashboard personalizzate in funzione delle esigenze dei vostri clienti, dei clienti finali, per consentirvi di sfruttare, analizzare i dati ricevuti dalle apparecchiature per aumentarne le performance e l'efficienza, per pensare a come sviluppare magari nuove generazioni di apparecchiature, quindi pensare alle evoluzioni. Risolvere problematiche relative a eventuali guasti, implementare funzionalità come manutenzione preventiva e predittiva. Queste proprietà di UniCloud siamo sicuri che comunque consentano di aumentare la reputazione del vostro brand perché è sicuramente un servizio professionale quello che consente di offrire ai vostri utilizzatori finali. Ma UniCloud consente anche di approcciare il mercato con nuovi modelli di business, non più basati solo sulla vendita dell'apparecchiatura, della macchina o del sistema. Si possono proporre, ad esempio, in pay per use, noleggio o comodato d'uso, perché proprio grazie alla possibilità di poter monitorare da remoto quanto l'apparecchiatura viene utilizzata dal cliente, si può offrire quindi la possibilità del noleggio, quindi in funzione di quanto il cliente la usa, si può
Fondamentalmente si stacca la fattura, diciamo, si invia la fattura all'utilizzatore. Oppure per diversi clienti il business principale non è tanto l'apparecchiatura in sé, ma è quanto il materiale di consumo che ne segue. Potrebbero essere filtri, guarnizioni, cuscinetti, potrebbero essere dei sali magari per il trattamento acqua. Quindi abbiamo diversi clienti che inviano l'apparecchiatura in comodato d'uso e poi grazie a UniCloud sono in grado di sapere come quanto ha lavorato l'apparecchiatura e di conseguenza possono inviare questo materiale di consumo prima che chiaramente il materiale finisca e che il cliente vada in riserva. Potrebbe essere l'esempio quello delle capsule del caffè, quindi poter monitorare da remoto effettivamente quanti caffè la macchinetta ha fatto e prima che le capsule finiscano si possono inviare le capsule. Ma questo abbiamo diversi esempi, ad esempio anche nel campo della sanificazione, abbiamo dei clienti che monitorano quanto il vero business è quello di vendere il liquido per sanificare gli ambienti, il vero business è quello per cui controllano effettivamente che il cliente finale utilizza sì l'apparecchiatura, ma che poi incrociando i dati di ore di lavoro con il quantitativo di liquido per sanificare ordinato, è importante che debbano matchare, insomma. Andiamo avanti, ecco quindi che possiamo parlare finalmente di che cos'è UniStream Cloud Series. Quindi abbiamo parlato del PLC UniStream, eccolo qua sulla sinistra, che in aggiunta a tutti questi servizi UniCloud diventa UniCloud UniStream C-Series. Quindi è un PLC con già integrata una sottoscrizione startup, non c'è bisogno di pagare nessun canone mensile, il PLC per 5 anni è già in grado di trasmettere e ricevere variabili da e verso il cloud. I 5 anni partono solo dal momento in cui il PLC viene connesso, quindi non nel momento in cui io lo ricevo, nel momento in cui viene connesso al UniCloud. Ci consente di campionare fino a 200.000 variabili ogni mese, di inviare fino a 30 SMS ogni mese. Potrebbe essere inviato un SMS per informare qual è stato il livello di produzione giornaliero o il livello di downtime, quanto tempo l'impianto è stato fermo. Si può inviare un SMS per informare tempestivamente un operatore di intervenire. Per poi passare alle email, che in questo caso sono illimitate. Al giorno d'oggi tutti abbiamo lo smartphone, per cui con l'email abbiamo anche la possibilità di poter allegare alla mail un file CSV, potrebbe essere una tabella con tutto quello che è stato prodotto, ma potrebbe essere anche uno screenshot della dashboard dove sono presenti diciamo, alcune variabili di processo e anche dati statistici relativi a quanto prodotto, quanto consumato, quanti scarti ho fatto, perché sicuramente un report in formato grafico dà subito un'idea immediata, guardando un grafico a torta, ad esempio, di quanto è stata la produzione, magari rispetto a leggere riga per riga il codice e le righe di una tabella. Abbiamo anche dashboard illimitate, proprio per il fatto che le dashboard si possono personalizzare per ogni cliente, perché magari un costruttore di macchine sviluppa apparecchiature in diversi settori, le dashboard sono illimitate e possono essere personalizzate in maniera distinta per ogni tipo di cliente. Parliamo anche di un numero illimitato di utenti che possono essere inseriti all'interno di un'organizzazione, che possono far parte della stessa organizzazione, oppure utenti che verranno, inseriti all'interno di sottorganizzazioni che potrebbero essere dei clienti. Con UniStream Cloud Series abbiamo la possibilità di utilizzarla VNC, quindi avere una replica del pannello operatore dell'HMI direttamente su un browser da qualsiasi parte del mondo noi ci troviamo. Offre la possibilità di aprire una VPN sicura per effettuare un aggiornamento software o un aggiornamento firmware, oppure per andare online con il PLC per verificare un determinato passaggio, magari insieme all'operatore che è presente sulla linea. Tutto questo senza nessun hardware aggiuntivo necessario. Non abbiamo bisogno di router dedicati. UniStream, se a UniStream noi forniamo un accesso internet tramite il cavo di LAN collegato alla sua porta Ethernet, lui è in grado di scambiare dati con UniCloud ed è in grado di essere raggiunto in teleassistenza. Quindi noi abbiamo l'accesso remoto sicuro senza nessun hardware aggiuntivo. Abbiamo già tutto integrato in questo oggetto. E UniCloud è anche sicuro,
Quindi le vostre apparecchiature sono protette dall'infrastruttura UniCloud, i vostri dati sono protetti dall'infrastruttura UniCloud. Unitronix, essendo a tutti gli effetti un provider cloud, è certificata secondo la ISO 27001 e la ISO 27017, che è la ISO, diciamo, quella un pochino più generica a livello di sicurezza informatica. Tenete presente che a livello di cyber attack, anche nell'industria, c'è un significativo aumento. Il trend è esponenziale. Ogni anno ci sono tantissimi attacchi, cyber attacchi da parte di hacker che bloccano le apparecchiature per poi cercare un riscatto con criptovalute. Utilizzando UniCloud, le vostre macchine, i vostri PLC saranno al sicuro. Abbiamo un reparto che H24, 7 giorni su 7, monitora tutto quello che riguarda la sicurezza informatica delle vostre apparecchiature. Per cui è sicuramente un livello avanzato di protezione da non sottovalutare. Adesso vi racconto quali sono le caratteristiche principali di UniCloud. Partiamo dalla possibilità di visualizzare i dati che vengono trasferiti, vengono inviati dai PLC, ma ricordiamoci che UniCloud può anche inviare dati verso il PLC, per cui i dati vanno dal PLC verso il cloud, ma anche dal cloud verso il PLC. Ad esempio, un set point potrebbe essere impostato come widget su una dashboard del cliente. Abbiamo la possibilità di analizzare i nostri dati, possiamo gestire i nostri asset, le nostre macchine, i nostri impianti e conseguentemente anche i nostri clienti. Ci consente di gestire gli utenti di un'organizzazione in maniera semplice e veloce e ci apre all'accesso remoto sicuro, quindi senza dover correre o senza dover creare VPN private, dove magari le autorizzazioni, le credenziali sono esaurite, bisogna chiamare l'IT manager in riunione. Così siamo totalmente svincolati, totalmente indipendenti e soprattutto totalmente al sicuro. Adesso vediamo punto per punto quali sono le caratteristiche di ogni dato che vi ho esposto. La visualizzazione dei dati. In UniCloud abbiamo tantissimi strumenti per la creazione e la personalizzazione delle dashboard per i vostri clienti. Questo vi consentirà di poter visualizzare i dati in base alle esigenze del cliente. Sarà molto semplice visualizzare un dato appena campionato, visualizzare un dato medio riferito a un intervallo di tempo settimanale o giornaliero, verificare il valore massimo o minimo di un valore di pressione o di un valore di portata, o anche magari un dato di produzione. Tutti i widget che possono essere grafici a linea, colonne, torte, indicatori, ce ne sono veramente tanti, possibilità di inserire delle immagini che cambiano stato a seconda dello stato di una variabile, tutti possiedono una procedura guidata che vi aiuterà nella compilazione di tutti i campi, di tutte le proprietà, per poter utilizzare il dato secondo le vostre esigenze. UniCloud offre la possibilità di analizzare i dati. Vi è di fatto un motore di analisi integrato che aiuta a comprendere questi dati, vi aiuta a poterli interpretare e interpretando i dati si possono prendere delle decisioni basate su un'analisi dei dati, quindi vi aiuterà a migliorare le vostre business operation, vi aiuterà a ridurre i costi di manutenzione ed evitare i guasti delle apparecchiature. Gestione degli asset. Da un'unica interfaccia avrete la possibilità di verificare tutti quelli che sono i dati magari statistici di produzione, di scarti, di uptime, di downtime, eccetera, eccetera. Potrete però anche vedere tutti i PLC, quindi tutte le macchine collegate alla vostra organizzazione, conoscerne lo stato, sapere a quali clienti sono stati associati, vedere se sono in funzione, se sono in fault, controllarne il loro funzionamento e consentire anche ai vostri clienti di poterne analizzare le performance delle loro macchine e dei loro impianti. La gestione dell'organizzazione è stata straordinariamente semplificata in UniCloud. Di fatto aggiungere un utente e quindi definire dei ruoli e delle autorizzazioni, quindi chi può fare cosa, è molto semplice. C'è una checklist con tutte quelle che sono le proprietà
quindi campi di azione che un utente può avere all'interno di un'organizzazione, e si può dire ad esempio: Jacopo non può accedere alla VNC, quindi anche cliccando sul pulsante che fa il cambio pagina per andare a prendere il controllo delle HMI da remoto, io non lo posso fare, ma potrei magari avere la possibilità di modificare un semplice set point. Quindi chi può fare cosa è semplicemente una specie di checklist dove si dice questo sì, questo sì, questo no. All'interno di un'organizzazione è possibile creare delle sottoorganizzazioni o canali. La sottoorganizzazione potrebbe appartenere alla stessa azienda, magari il reparto che si occupa del service, quindi si occupa di fare le manutenzioni, oppure di monitorare l'effettivo utilizzo dei materiali di consumo che vi dicevo prima, le capsule del caffè, oppure i sali per l'impianto trattamento acqua. Oppure creare la propria, gestire la propria organizzazione con dei canali dedicati alla vendita, per area geografica. Questo esempio è sicuramente più intuitivo. Abbiamo a capo dell'organizzazione c'è il costruttore di macchine, sono stati creati tre canali: distributore A, distributore B, distributore C. Il distributore A può vedere solo i PLC che gli sono stati assegnati, quindi dei suoi clienti A1 e A2. Supponiamo che il cliente A1 ha due PLC, due macchine, il cliente A2 ne ha uno. Il distributore B non potrà vedere i PLC del distributore A né del distributore C. In questo caso, nell'esempio, abbiamo messo una macchina al cliente B1, due macchine al cliente B2, e così un distributore anche all'estero. Questo proprio a titolo di esempio. L'accesso remoto sicuro, quindi come vi dicevo, saremo in grado dall'ufficio di aprire una VPN sicura, effettuare un aggiornamento software o firmware, connetterci all'HMI remotato utilizzando la VNC, oppure accedere alle pagine web server per gli Unistream in versione Pro direttamente da un browser. Il tutto in maniera sicura perché è tutto sotto l'infrastruttura di UniCloud. Io ho finito la presentazione. A questo punto